Ciao Fabiano! Una bella macchina!
Buonasera, ben ritrovati, com'è andata? Guarda di là, che fotografi sono di là. Benissimo, grazie a Dio, non poteva andare meglio, è stata combattuta ma tutto bene, tutto nel migliore dei modi. Soprattutto grazie ai miei amici fraterni, la Mito Racing Team, che mi ha permesso di poter coronare, per me questo è un sogno. E soprattutto grazie al mio grande navigatore, Fabiano. Grazie e non per ultimi voi dell'organizzazione, siete stati spettacolari, complimenti, veramente bellissimo, grazie. Grazie, grazie a voi. Allora, visto che è stato definito un grande navigatore, andiamo a intervistarlo, com'è andata? Bene, Franco è sempre troppo gentile, oltre ad essere bravissimo in macchina, quindi complimenti per primi vanno a lui. Sicuramente alla Mito, che è una scuderia fantastica, sia dal profilo tecnico che umano. E per quanto riguarda la gara, Roma ormai non è più una novità, è una conferma continua, anzi è un miglioramento continuo e credo sia una gara unica sia a livello italiano che europeo mondiale. Avrà sicuramente palcoscenici che merita. Grazie, grazie di essere stati con noi, ancora un applauso per Cuscella e Cipriani, grazie anche per le belle parole che ci danno stimolo, carica e voglia di continuare a crescere, di continuare a fare sempre meglio. Noi ce la mettiamo davvero, davvero tutta, e non è che non sempre è facile dare il meglio. E allora hanno fatto molto bene anche gli amici che andremo a salutare tra poco. Tanti equipaggi, come dicevo prima, si sono ritirati, a dimostrazione anche di una gara selettiva e importante, ma d'altronde i rally sono fatti anche in questo modo. Allora, un bel applauso per Cuscella e Cipriani. Ciao ragazzi, è stato un piacere avervi con noi in questo venerdì e in questo sabato, con una prova che ha fatto battere veramente il cuore a tutti, che è stata in particolar modo un grande